Con Michaela Barilari scopriamo ora il progetto dei ricercatori dell'Istat presentato al Gran Sasso Science Institute che punta a rilanciare il patrimonio culturale abruzzese. Mettere in rete le strutture museali abruzzesi creando percorsi che le colleghino. Un progetto dell'Istat che parte dall'ultimo rapporto sui musei italiani, che vede in Abruzzo 119 strutture, ma un numero di visitatori che nel 2017 non ha superato le 500.000 persone. Partendo dal museo più visitato per ogni capoluogo di provincia, il Munda all'Aquila, Villa Frigeri a Chieti, la Casa di D'Annunzio a Pescara e l'Istituto di Astrofisica a Teramo, sono stati studiati itinerari verso le altre strutture del territorio. In un'ora e mezza, è il calcolo, è possibile raggiungere tutti i musei abruzzesi percorrendo poco più di 100 chilometri. Una presenza diffusa sul territorio e una facilità di collegamento che hanno permesso di realizzare itinerari a disposizione di chi può usarli per pensare a politiche di sviluppo turistico, anche perché tra le tappe possibili molti sono i borghi, la cui valorizzazione è parte importante della strategia di sviluppo delle aree interne. Puntare su un patrimonio che ad oggi è inespresso nel suo potenziale è una delle strade che queste aree, anche grazie alla strategia nazionale per le aree interne, stanno percorrendo.